I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Bagheria, nel corso di un'indagine svolta sulle strade cittadine, sono giunti nei pressi di un appezzamento di terreno dove sorgeva una costruzione abitata da un pregiudicato bagherese. Nell'abitazione c'era un centro di produzione e lo smistamento di droga. L'appezzamento di terreno ed edificio da perquisire erano infatti circondati da altre mura perimetrali che avrebbero potuto ostacolare la visuale degli agenti. Purtuttavia, i poliziotti hanno notato la presenza di due operai intenti in opere edili e la scomposta reazione di uno dei due che, subito dopo aver sentito suonare il campanello, si è allontanato verso la parte opposta rispetto all'ingresso, lanciando oltre il muro una giacca. L'indumento, velocemente recuperato, è risultato contenente di 78 monodosi di cocaina, di cui 71 sigillate con alluminio e 7 con pellicola trasparente. Recuperati e sequestrati oltre 300 grammi di cocaina che erano stati occultati lungo il conduttore dei sanitari e dentro un cestino della spazzatura in bagno. Sequestrati inoltre un bilancino di precisione, numerosi cellulari e la somma di circa 1.300 euro. Durante le fasi della perquisizione, inoltre è emerso che il proprietario dell'immobile stesse procedendo all'abusiva edificazione di una seconda e più ampia struttura, distante dalla prima alcune decine di metri. Per questo motivo, anche con l'ausilio della polizia locale, si è proceduto al sequestro della costruzione abusiva. Sul versante penale, legato al ritrovamento dello stupefacente, si è proceduto invece all'arresto del proprietario dell'immobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e dell'operaio per il reato di favoreggiamento. Un progetto contro il bullismo è stato avviato dall'Istituto Comprensivo Bagheria IV Aspra, diretto dal dirigente scolastico Nicasio Sampognaro, in collaborazione con il SIULP, il sindacato di polizia. Il programma, di cui è referente l'insegnante Cinzia Pitarresi, è rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno della scuola elementare e degli alunni della scuola media del plesso Codogni di Aspra, dove stamani è intervenuto il dirigente sindacale Peppe Puleo, che ha tenuto una conferenza per spiegare agli alunni i rischi di tale fenomeno, molto presente nelle scuole e nella società civile. Siamo sensibili a tante realtà, siamo vicini ai nostri ragazzi e sicuramente con l'aiuto anche delle conoscenze che abbiamo avuto l'occasione di avere Peppe Puleo, che da anni si spende in questa attività divulgativa dei pericoli del bullismo, ma soprattutto del cyberbullismo. Quindi noi come scuola, la maestra Piterresi subito, diciamo, ha trovato a me una persona che ha accolto l'idea. Ha voluto dare ai nostri ragazzi questa opportunità, avere delle persone che potessero spiegare i pericoli della rete, a cui loro vanno incontro inconsapevolmente. Quanto è importante che i bambini, i ragazzini si aprano al dialogo? Fondamentale, perché la prima cosa è l'ascolto da parte di noi adulti, insegnanti, genitori e tutte le figure di riferimento che ruotano intorno ai ragazzi. E per loro è importante perché iniziare a parlare, iniziare a aprirsi verso l'adulto è il primo passo per poter aiutare, dare subito, attivarsi, poter dare l'aiuto necessario per venire fuori da situazioni che spesso finiscono in modo a volte tragico. Ci sono vecchi problemi che affliggono la nostra città, risolvibili con semplici azioni. E allora perché non si interviene per risolverli definitivamente, come le caditoie, che si devono pulire ma anche spurgare, altrimenti la pulizia è solo un palliativo dispendioso? E quanto denuncia Cittadinanza Attiva che incalza? Le caditoie non sono mai state spurgate, pertanto suggeriamo di verificare lo stato di funzionamento delle stesse. L'assessore al servizio rifiuti, Giuseppe Tripoli, rassicura i cittadini, premesso che da quando ci siamo insediati, afferma Tripoli, ogni anno abbiamo predisposto la pulizia di una parte delle caditoie presenti in città, cosa che non veniva fatta da almeno 20 anni, più volte AMAP è intervenuta nei vari sopralluoghi, rilevando che il problema deriva dalle nefaste condutture installate tempo addietro nel nostro comune. In ogni caso chiederò ad AMAP un altro sopralluogo per risolvere definitivamente la problematica prospettata. Finanziati i lavori per dotare la scuola elementare di nuovi infissi, condizionatori e un impianto fotovoltaico. Il finanziamento ammonta a 252.000 euro, è stato ottenuto dall'amministrazione comunale di Altavilla Milicia, che ha partecipato al bando sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici. La scuola elementare avrà infissi nuovi, condizionatori in tutte le aule, inoltre sarà pure realizzato un impianto fotovoltaico da 10 kW. Intanto sono stati affidati anche i lavori per la realizzazione della villetta comunale di Piano Madonna per creare un luogo di socialità, di svago e di aggregazione in un contesto ampiamente abitativo da dotare di maggiori servizi.
I lavori sono stati affidati all'impresa Sicilia Costruzioni di Chiovere di Cristoforo, con sede in Altavilla Milicia. Il progetto prevede anche la sistemazione di un'area verde e la realizzazione di uno spazio gioco per i più piccoli. Per norma liturgica, quest'anno i solenni festeggiamenti religiosi in onore del santo patrono San Giuseppe, che ricadono in giorno di domenica, sono posticipati a lunedì 20 marzo, che viene dichiarata quindi giornata festiva. Pertanto, con ordinanza emanata il 1 marzo dal sindaco Filippo Tripoli, si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale, in onore del patriarca San Giuseppe, patrono di Bagheria. In tale giornata saranno comunque garantiti i servizi essenziali.